Eder. Mech. Pallister. Il mistero attorno alla scomparsa e alla morte di Liliana Resinovic continua a suscitare un interesse travolgente in tutta Italia. La 63enne, scomparsa il 14 dicembre 2021, è stata trovata senza vita il 5 gennaio 2022 in un boschetto vicino all'ex ospedale psichiatrico di Trieste, dopo 22 giorni di angoscia e ricerche. La sua morte ha sollevato un turbinio di domande e teorie, mentre le autorità cercano di fare chiarezza su un caso che si infittisce sempre di più. Il corpo di Liliana giaceva in una posizione fetale, un dettaglio che non può essere trascurato. Secondo i verbali degli inquirenti, il cadavere era avvolto in sacchi neri, tipici per rifiuti, e mostrava segni di violenza. Le lesioni sul volto e sul corpo potrebbero supportare l'ipotesi di omicidio, come sostenuto dal fratello Sergio, secondo cui la scena del ritrovamento appare costruita e non naturale. La posizione del corpo e la scelta di coprirlo con sacchi suggeriscono un'intenzione deliberata di occultarne la presenza. Le indagini entomologiche hanno rivelato tracce di insetti sul sacco che copriva Liliana, indicando un possibile ritardo nella scoperta del corpo. L'entomologo Stefano Vanina ha osservato che la temperatura nel bosco era inferiore di 5 gradi rispetto a Trieste, un fattore che potrebbe aver rallentato il processo di decomposizione. Questo elemento, unito all'assenza di attacchi da parte di animali selvatici, suggerisce che il corpo possa essere stato spostato nel boschetto poco prima del ritrovamento, alimentando ulteriormente le teorie di omicidio. Un interrogativo cruciale rimane: quando è morta Liliana? La procura di Trieste ha inizialmente ipotizzato un suicidio, ma le circostanze della scomparsa e la posizione del corpo hanno sollevato dubbi. La prima autopsia ha lasciato aperta la possibilità di un decesso avvenuto poco prima del ritrovamento. Gli esami sul microbiota, autorizzati per chiarire i tempi della morte, potrebbero fornire risposte definitive. Tuttavia, il percorso verso la verità è ancora lungo e tortuoso. Il caso è lontano dall'essere archiviato. Il giudice Luigi Dianotti ha opposto resistenza alla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura e ha elencato 25 punti da approfondire. Questo include la necessità di una nuova consulenza medico-legale e la riesumazione del corpo, già avvenuta. La cugina di Liliana, Silvia Reidin, ha manifestato la sua convinzione che il corpo possa parlare, indicando che ci sono dettagli ancora da scoprire e che potrebbero rivelare la verità sulla morte di Lily. Le varie testimonianze e le teorie emerse nel corso delle indagini aggiungono ulteriore complessità al caso. Fulvio Covalero, un amico di lunga data di Liliana, suggerisce che la donna potrebbe essere morta a causa di un infarto durante un acceso litigio, mentre altre affermazioni indicano la presenza di una donna ripresa dalle telecamere di sorveglianza, che potrebbe essere Liliana. Questi elementi, uniti alle opinioni di esperti e ai risultati delle indagini scientifiche, creano un intricato mosaico di possibilità che avvolge la morte di Liliana Resinovic. Il caso di Liliana Resinovic è un intricato giallo che continua a sfuggire a una soluzione definitiva. Ogni nuovo sviluppo porta con sé nuovi interrogativi e la necessità di indagini più approfondite. L'attenzione del pubblico e delle autorità rimane alta, mentre la verità aspetta di emergere dalle ombre del mistero. Non resta che attendere gli esiti degli esami scientifici e delle consulenze richieste, che potrebbero finalmente illuminare le circostanze che circondano la morte di Liliana. Il futuro del caso è incerto, ma ogni nuovo elemento potrebbe portare a una svolta. I risultati delle analisi scientifiche, in particolare quelle sul microbiota, potrebbero fornire indizi cruciali sulla data e sulle circostanze della morte. Se si dovesse dimostrare che Liliana è morta poco prima del ritrovamento, questo avvalerebbe l'ipotesi dell'omicidio e potrebbe portare a nuove indagini su potenziali sospetti. La famiglia di Liliana, in particolare il fratello Sergio e la cugina Silvia, ha assunto un ruolo attivo nel cercare giustizia per la donna. Le loro affermazioni e le loro teorie, basate su osservazioni personali e sulle condizioni del corpo, hanno contribuito a mantenere viva l'attenzione sul caso. Anche gli amici, come Fulvio Covalero,
hanno fornito testimonianze che, sebbene non sempre confermate, hanno aggiunto ulteriori strati di complessità alla narrazione. Il giallo di Liliana Resinovic ha attirato l'attenzione dei media nazionali, contribuendo a creare un clima di interesse e speculazione. Le notizie sui dettagli del caso, le teorie circolanti e le indagini in corso hanno portato a un'ampia copertura, sollevando questioni etiche sulla privacy e sull'impatto che la pubblicità può avere sulle indagini. Gli esperti di criminologia avvertono che la pressione mediatica può influenzare le scelte degli inquirenti e la percezione pubblica. Nonostante le conclusioni preliminari che tendono a considerare il suicidio come la causa della morte, il caso di Liliana Resinovic rimane aperto. Le incongruenze, le testimonianze discordanti e le evidenze scientifiche in evoluzione spingono a continuare le indagini. La comunità locale e l'opinione pubblica desiderano giustizia e chiarezza per una vita tragicamente spezzata, e ogni passo avanti nel caso suscita speranza e aspettativa. Il caso di Liliana Resinovic è emblematico di come la verità possa essere sfuggente e complessa. Gli intrecci di relazioni personali, le evidenze scientifiche e le dinamiche sociali si mescolano in un quadro in continua evoluzione, mentre le indagini proseguono. L'attenzione rimane puntata su questo giallo che ha colpito un'intera nazione e che potrebbe ancora riservare sorprese, in attesa di sviluppi. Il caso di Liliana rimane un monito sulla fragilità della vita e sulle intricate trame delle relazioni umane, invitando tutti a riflettere sulle realtà nascoste che possono celarsi dietro ogni scomparsa. La verità, si spera, emergerà dalla nebbia di questo mistero, portando giustizia e chiusura a una storia che ha toccato il cuore di molti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.